grande di Sviluppo Italia, società partecipata dal Ministero dell'Economia e Finanza, oggi in Italia. È stato presidente di Garanzia Italia, società del gruppo Confini nazionale. Ha operato come consulente e formatore in materia di finanziamenti d'azienda per enti pubblici e privati, banche e confini e tutte le principali associazioni di categoria. Docente universitario ha insegnato con la qualifica di professore a contratto in finanziamenti d'azienda per 11 anni accademici presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Oggi è professore a contratto di comunicazione finanziaria presso il Collegio Universitario di Rizzotti, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Bologna. È inoltre professore a contratto di Bank Management presso il Dipartimento di Studi Aziendali Università di Studi di Roma III. Insegna inoltre al Master Universitario di primo livello Master, Università degli Studi di Pavia, dove è anche membro della Advisory del Board. Finanzialista, opera come consulente strategico per enti pubblici e aziende private. È intervistato sui principali giornali italiani e cura la rubrica Convinci la banca sul Panorama, nonché la rubrica di Web Bank sul Panorama Economico, rivista mensile. È presente in numerose trasmissioni nazionali, radio e televisive. Oggi la sua principale attività professionale è in Web Bank, di cui è cofondatore, dove tiene anche il corso di specializzazione annuale per commercialisti e consulenti Master Bank. Prego. Grazie. Come è venuto? Signori, buongiorno. Ringrazio il senatore per l'invito, ringrazio l'avvocato Davide Storelli e quindi onorevoli senatori, colleghi, signori del pubblico. Oggi parliamo di quanto tempo ho, Presidente? 20 minuti? Sì, tra i 20 e i 35. Allora, mi è stato chiesto di parlare sostanzialmente del tema, sostanzialmente di questo libro, Moneta, valore ed etica tra le parti. Lo farò volutamente senza presentare una slide, cioè da economista voglio parlare di questo problema tentando di dare una lettura etica, cioè avventurandomi in un campo che non è mio. Ma lo faccio perché penso che questo libro affronti la questione della sovranità monetaria in una logica diversa, che non è la logica economica e non è nemmeno, avvocato Storelli, la logica giuridica, ma come le ho detto è una logica etica. Dico questo perché c'è un grande equivoco nella storia. Quando parliamo di moneta, noi economisti citiamo in modo sbagliato alcuni autori, per esempio Adam Smith, che viene sempre citato per alcuni passi delle sue opere come se fosse sostanzialmente un qualcuno che è stato il primo padre dell'economia come la conosciamo. Non è così. Lui era fondamentalmente un signore che insegnava filosofia morale a Glasgow. E ricordo anche che leggendo questo libro mi sono venuto in mente l'inizio dell'etica nicomachea, dove Aristotele spiega che sostanzialmente la materia dell'economia è funzionale alle arti pratiche. L'altra cosa che mi viene in mente in questo dibattito della sovranità monetaria, che è tutto un dibattito fatto di curve, potrei annoiarvi per ore a farvi vedere delle curve, ma il problema è invece un problema di natura etica, e un premio Nobel dell'economia come Amartya Sen ci ricorda che l'impoverimento che c'è stato dal punto di vista economico è sostanzialmente legato a una discrasia, direi, tra la versione etica dell'economia che ha attraversato millenni e la visione invece degli ultimi vent'anni che l'ha persa. Quando noi vediamo delle politiche attuate per esempio dai nostri governi più recenti, che parlano di austerity, parlano di pareggi di bilancio, parlano di fiscal compact, ebbene mi vengono in mente le parole di Amartya Sen a proposito della irrazionalità. Altri autori hanno detto, è un po' come se io prendessi un Canadair, lo riempissi di benzina e lo facessi passare sui boschi della Sila. Poi, di fronte ad un incendio, andassi a dire, ma certo che è bruciato, perché non abbiamo versato abbastanza benzina. Questo è quello che si fa da 20 anni nel rapporto deficit-PIL, o debito-PIL, pensando che la riduzione della spesa pubblica sia il modo per uscire da quel sistema. Mentre invece questo non fa che fare bruciare altri boschi della Sila, in questa visione metaforica. E Amartya Sen ci dice, sembra del tutto straordinario sostenere che tutto ciò che non sia massimizzazione dell'interesse personale debba essere una forza irrazionale.
Come pure, riferendosi a chi è irrazionale, la sua ostinata coerenza ispira una certa attonita ammirazione nell'osservatore. Io quando leggo i giornali e leggo queste follie dell'austerity, che sono legate alla mancanza di sovranità monetaria, perché questo è il collegamento tra le due cose, non posso non pensare a questi pensieri. Come pure, quando noi citiamo Avander, per esempio persone come Smith, citandolo per esempio nel suo passo più famoso, quello del 1776, Wealth of Nations, alcuni lo ricorderanno, quando dice: non è dalla benevolenza del birraio, del macellaio, che noi ritraiamo il nostro pane, la nostra birra, il nostro cibo, ma è dalla sua utilità e dal suo interesse. In realtà, lo stesso autore, se noi andiamo a leggere quello che dice nella Teoria dei sentimenti morali, che è un'opera del 1790, cioè 14 anni dopo, dice: l'umanità, la giustizia, la generosità e lo spirito pubblico sono le qualità più utili agli altri. Questo è lo spirito vero degli economisti, cioè lo spirito morale. Oggi invece noi economisti tendiamo a spiegare tutto in termini di ottimo, per esempio l'ottimo paretiano, e diciamo che non si può fare nessuna politica economica nella quale tu, spostando su una curva di indifferenza qualcosa, crei un danno a qualcun altro, dimenticandosi della visione etica dell'economia, perché ci può benissimo essere un punto di ottimo dal punto di vista dell'economicità, ma quel punto, nel momento in cui ci sono persone che soffrono, persone che non hanno da mangiare, persone che non hanno un lavoro, persone che perdono la pensione, persone che hanno il problema di pagarsi medicine e non possono più, non vi sto facendo la fotografia della Grecia, ma la fotografia dell'Italia, ebbene quel punto di ottimo, io dico, non è un punto giusto. Cioè si è dimenticato l'elemento della giustizia in termini di economia. E nel libro a un certo punto si parla dei criceti che corrono sulla ruota. Io sono qui a fare una sorta di discussion critico di quest'opera. Ebbene, a me è venuto in mente un altro autore che parla del termine robot. Robot è stato inventato nel 1920, quasi un secolo fa, da un autore ceco, Karel Čapek, che sostanzialmente in un dramma fantascientifico doveva scegliere il termine da usare. Originariamente aveva pensato alla parola lavori e poi invece lo cambiò il fratello, che invece era un artista, e disse robot. Ebbene, guardate che a distanza di 100 anni tutti coloro che parlano di organizzazione aziendale, i miei colleghi, continuano a parlare di human resources e di labor. Questo c'è scritto nei libri dell'economia e questo è un problema etico, perché noi pensiamo che l'uomo sia una risorsa, esattamente come nel film Matrix, in cui l'uomo viene allevato per alimentare delle lampadine. Questa è la visione ideologica dell'economia che abbiamo oggi. Allora, certo, poi se vogliamo possiamo parlare di moneta, ma prima dobbiamo parlare di questa cosa e recuperare lo spirito di alcuni grandi economisti come Keynes, che dicono: noi non siamo dei robot, noi siamo animal spirits, cioè siamo animali, animali mossi da un istinto, dalla filosofia. E qui ci sono le due grandi contrapposizioni tra coloro che pensano che l'economia deve essere lasciata andare a se stessa, il laissez-faire, perché pensano, o meglio, fingono di credere che gli uomini si vogliono bene a vicenda, e coloro che invece dicono: no, non è così. E dal momento che gli uomini non si vogliono bene a vicenda, serve, a partire da Hobbes, un Leviatano, cioè qualcuno che controlli l'economia. Quello che vi voglio ricordare è un pezzo di Keynes, ve lo leggo: l'età moderna si apre, almeno credo, notate, almeno credo, l'umiltà non fa mai male, con l'accumulazione del capitale che è inizio del Cinquecento. Per ragioni troppo complesse per essere ricordate qui, ritengo che in una prima fase l'accumulazione sia stata originata da un aumento dei prezzi, dai profitti che ne sono derivati, due fenomeni a loro volta innescati da un terzo, l'arrivo nel vecchio continente dell'oro e dell'argento scoperto dagli spagnoli. In quel momento il potere di accumulazione degli interessi composti assopito da generazione si è risvegliato molto più forte di prima, e questo potere nell'arco di 200 anni è stato inimmaginabile. È inutile negare che l'interesse sia stato un momento che ha cambiato lo sviluppo del progresso economico, ed è inutile negare che ci sia stato un fenomeno chiamato Rinascimento, che non è stato solo un fatto economico, ma è stato prima di tutto un fatto culturale, un fatto di etica, tante altre cose. Poi certo, sono state finanziate anche le guerre, come tutti sappiamo. Poi gli economisti danno una visione distorta, secondo me, della questione della moneta. Per esempio, tutto il dibattito del Novecento, che è un po' attraversato nel libro, sul gold standard, il gold exchange standard, ma che senso ha? Noi stiamo qui a discutere se Nixon nel 1971 ha tolto la convertibilità del dollaro, delle altre monete dell'oro, e si dice: è da lì che iniziano gli inganni. No, avvocato, ci siamo già parlati su questo punto. In realtà l'inganno, cioè
il concetto di signoraggio c'era già ben prima. E non c'è nulla di razionale nel pensare che ci sia un lingotto d'oro dietro ad una banconota cartacea. Il gold standard non ha, secondo me, più significato di un clay standard, cioè di un sistema basato sull'argilla. E se andassimo a vedere la storia dell'umanità, scopriremmo che le prime banconote erano l'argilla. Perché? Perché l'argilla era sostanzialmente un simbolo. Guarda caso, la simbologia è molto importante. Tu derivi dalla polvere, e l'argilla è polvere. E l'uomo, nel momento in cui crea energia attraverso un simbolo, in realtà sta trasferendo altra energia, che va di là di lui. Addirittura può essere trasferita ai nipoti. Ecco, tutto questo pensiero millenario è stato perso. Ma è stato perso, per esempio, anche il pensiero, la lotta che ha attraversato. Nel libro si vede, per esempio, il tema degli ebrei, il mercante di Venezia di Shakespeare, Shylock l'ebreo. In realtà, quando si fanno quelle osservazioni, si supera una visione aristotelica di molti anni prima. Aristotele diceva, ve lo leggo, ben ragionevolmente si nutre odio per il prestito interesse, in quanto trae guadagno dal denaro stesso e non dal fine per cui esso fu escogitato. Infatti esso fu prodotto per gli scambi, mentre l'interesse aumenta in quantità, costituendo appunto il più innaturale di tutti i modi di arricchire. Sì, ma quando a questo punto noi, molti secoli dopo, troviamo dei signori che prendono una nave e si fanno prestare denaro per fare affari, non sono più in quello stato di bisogno che era originariamente il vero dibattito attorno all'usura. E quindi dobbiamo fare queste distinzioni. Come pure ritenere che nel momento in cui una banca presta denaro, in realtà trasferisce energia. E quando io ti dico, tu comincia pure che puoi costruire, sta creandosi un grattacielo a Dubai. Il problema è perché a Dubai e non qui. Ma questa è altra questione. E riguarda non lo strumento, ma gli uomini che stanno dietro allo strumento. E se noi vogliamo, naturalmente sto facendo un discorso critico, ma credo che sia uno spunto per la riflessione, perché lo dico incidentalmente, quel libro non è bello, è straordinariamente bello. E ci sono dei punti nei quali è affascinante, basti pensare al fatto che la moneta, come noi la concepiamo, è qualcosa di universale, ma per tanto tempo non è esistita. Se noi parliamo delle opere, se noi volessimo togliere la moneta, e certo c'è la moneta complementare, di cui si tratta, parleranno credo altri relatori, ma poi c'è anche la moneta, diciamo, tradizionale, chiamiamola così. In realtà, se noi leggiamo Tolkien, per esempio, nella trilogia del Signore degli Anelli, non c'è la moneta, non trovate la valuta, non trovate uno scambio, perché in realtà tutto viene conquistato per guerra, per donazione, per scontro. Sauron, nell'Anello dell'Oscuro Signore, che è evidentemente una metafora, una simbologia, in realtà viene conquistato. Allora, vogliamo ritornare ad una visione che perde secoli di storia, oppure vogliamo pensare che si può migliorare quello che è stato fatto? Certo, non dobbiamo incorrere in errori. Quando per esempio si cita Lavandera, alcuni economisti, come custodi del liberismo, che è l'unico pensiero unico in economia, prima ci parlavo con alcuni colleghi, si diceva che lo stesso vicepresidente Diaby scrive con me sulle pagine di Panorama, siamo in una situazione di pensiero unico estero vestito, che è un pensiero unico neoliberista. Beh, questi citano Lavandera, economisti, dicevo prima Adam Smith, in realtà l'inventore della cosiddetta mano invisibile dell'economia, che è citato più volte nel libro, un certo Bernard Mandeville, il quale nella favola delle api, dei vizi privati e delle pubbliche virtù, un'opera del 1723, scrive: il tribunale rimase silenzioso da quel giorno, perché ora i debitori pagavano volontariamente anche quello di cui i creditori si erano dimenticati e rimettevano i debiti di cui non si erano scordati. Alla fine di questo racconto paradossale dice che una società giusta diventa una società povera. Questo è la base di quel pensiero. E allora alla fine si dice che il vero motore dell'economia è l'egoismo, che il vero motore dell'economia è l'ingiustizia. Ma Smith, per esempio, di questo signore dice: questo mostra una tendenza pericolosa. Mi riferisco al sistema di Mandeville. Sebbene le tesi di questo autore siano erronee sotto ogni riguardo. E poi continua con degli insulti molto pacati, ma molto chiari. Allora, in realtà, la moneta, sin dalla nascita, è sempre stata unità di misura e mezzo di pagamento. E noi nel mondo antico troviamo soltanto negazioni di qualsiasi altra cosa. La troviamo in Achille, che dice di Agamennone che era un uomo impudente e avido di guadagno. Lo troviamo nelle opere dei giorni di Esiodo, dove si dice il guadagno trave la mente degli umani. Lo troviamo nell'articolo di Sofocle, dove si dice: per l'uomo nulla poteri così tristi come il denaro, che città devasta, uomini strappa dalle case,
istruisce le menti pure a concepire il male, perverte le muta, del diritto indica il passo e l'esperienza chiude ad ogni impietà. Leggere la moneta di oggi con quelle chiavi di lettura significa però negare tutto un dibattito millenario che giustifica, parlo della mia materia, cioè la finanza d'azienda, il concetto di interesse per dei valori che sono anche valori giuridici, dei quali pongo all'autore alcuni elementi e spunti di riflessione per vedere se veramente possiamo togliere il concetto di valore finanziario del tempo. E mi riferisco a quelle che io chiamo le cinque dita della mano. Uno, il lucrum cessans, quello che i giuristi dicono il concetto di lucro cessante. Due, il danno emerges, cioè i giuristi dicono il danno emergente. Il pericolo non sortis, perché la tua caravella poteva attraversare il Mediterraneo e andare a picco. Quindi quando tu presti del denaro, tu in realtà vuoi essere tutelato, perché tu potresti perderlo. La pena convenzionalis, cioè il concetto di mora, che è un concetto bancario utilizzato oggi, e il pactum legis commissoria, che è quello che potremmo chiamare oggi lo strumento del pegno, dell'ipoteca, eccetera, eccetera. Cioè è mille anni che si discute di queste cose e le si concepisce nel momento in cui lo spossessamento del denaro diventa un elemento di rischio. E quindi l'interesse è un pagamento di un rischio. Naturalmente tutto quello che riguarda la legittimazione di quella fonte di capitale, e mi riferisco soprattutto al signoraggio primario, signoraggio secondario e soprattutto al signoraggio cartolare, è la fonte, e allora dobbiamo discutere dell'uso della fonte, ma discutere che l'interesse debba essere eliminato potrebbe essere una discussione che ci potrebbe portare ad una involuzione del pensiero economico. Del resto, quando per esempio il francescano Giovanni Olivi reinterpreta il pensiero di Luca quando dice mutum date nihil in desperantes, cioè date i soldi ma non sperate niente in più, per un millennio è stato interpretato dicendo togliamo l'interesse, ma il pensiero originario era togliamo la restituzione del capitale, perché se noi vogliamo dal punto di vista filosofico interpretare il pensiero religioso era tu devi regalare. Allora qui attenzione che ci sono vari gradi di, come dire, intransigenza. Vengo alle parti finali del mio discorso, non so Presidente, sono ancora qualche minuto, 5 minuti, cerco di chiudere. La piattaforma PECUS, che è quella della quale si tratta nel libro, ora l'autore è dotato di grandissima intelligenza e credo anche di grande umorismo, quindi mi permetto una battuta, è più simile secondo me al concetto di banco di pietà del XV secolo, quando il prestito veniva concesso gratuitamente, ma il debitore doveva pagare perché c'erano degli impiegati che lavoravano, ok? E dicevano it was interest, cioè l'interesse giustificato dal lavoro del bancario. Qui lo si spiega in modo diverso, si dice non è il valore finanziario del tempo, ma è qualcosa di molto simile. Avrebbe avuto l'autore l'approvazione di Papa Leone X con la bolla Inter Multiplices del 4 maggio 1515. Dico questa battuta perché in realtà, attenzione, che noi stiamo parlando di un superamento di barriere che sono state tanti secoli fa. Vengo alle parti conclusive. Non dimentichiamoci che dobbiamo fare delle distinzioni, caro avvocato, tra banche e banche. Non possiamo dire le banche, perché ci sono banche diverse, ci sono banche d'affari, ci sono banche commerciali, e all'interno delle banche commerciali ci sono cose diverse. Quello che sta succedendo in Italia è un crimine. Noi stiamo perdendo tutta una tradizione dal 1864 delle prime banche popolari, stiamo perdendo il pensiero cattolico del 1900 di Giovanni Tognolo, stiamo perdendo le casse rurali, stiamo perdendo la storia delle banche di credito cooperativo. Lo scontro epocale che è in atto è tra la NUI, che è una signora burocrate che non risponde a nessuno, e invece i parlamenti legalmente eletti che non hanno potere di opporsi ad un piano di occupazione finanziaria dell'economia, che vuole distruggere le piccole banche per l'interesse del grande potere finanziario internazionale. Questa è la questione della quale dobbiamo discutere, non solo della moneta. E vengo alla conclusione. Allora, di che cosa dobbiamo discutere? Dobbiamo discutere dei veri problemi. I problemi che cito solo velocemente. Uno, l'euro, una moneta senza Stato. Due, la mancanza di sovranità monetaria, perché l'abbiamo persa. Sul concetto dell'indipendenza e libertà, che è una follia essere indipendenti da noi stessi. Terzo, l'abolizione del Glass-Steagall Act, cioè della separazione tra banche commerciali e banche d'affari, che è stato fatto da un signore, tale Bill Clinton, che rimarrà la storia dell'umanità per un suo fatto privato, tutto sommato secondario nel percorso della storia, ma invece drammatico in termini di conseguenze nel momento in cui ha regalato ai banchieri il diritto di fare banca universale. È da lì che poi discendono le crisi del 2007 e così via.
ma è il fallimento del capitalismo, inteso come un sistema indiscutibile, quando in realtà è un episodio della storia. E non è scritto da nessuna parte che non possa esserci un sistema migliore di quello. Questa è una delle riflessioni degli economisti più moderni. E allora manca, questo è il senso della mia lettura di questo testo, attorno alla moneta dobbiamo ritrovare una visione trascendente, una visione morale, una visione metafisica, una visione religiosa. Tutto questo si è perso nella visione della moneta. Abbiamo perso, perché se noi perdiamo quello, perdiamo il modello di welfare state, parliamo solo di unione bancaria in assenza di un'unione politica, parliamo di indipendenza della banca centrale, ammettiamo dei concetti drammatici. Noi vediamo un povero greco disperato, seduto per terra, un anziano, davanti ad un banco. Quando, santo Dio, la Grecia è stata la culla del pensiero storico. Questo è avere perso la morale nell'economia. Queste sono le cose concrete. E allora chiudo, Presidente. Le politiche della BCE. Nel mondo ci sono 50 paradisi fiscali, utilizzati da oltre 400 banche, da 2/3 dei 2000 hedge funds, un paio di milioni di pseudo società finanziarie. Questo è il mondo nel quale abbiamo fatto delle operazioni finanziarie in questi giorni. Il mercato dei capitali è da 45 anni inattaccabile. La Tobin Tax, che è una legge sulle transazioni finanziarie, è di un premio Nobel che la sostiene nel 1972. E mi si dice, da parte dei politici con i quali parlo, ah, ma non si può fare, perché se non c'è un accordo internazionale lo facciamo noi e rischiamo noi di essere virtuosi e gli altri fanno male. Ma che ragionamento è? Allora bisogna stuprare le donne, violentare i bambini, perché se non lo facciamo tutti non va bene. Ci sono dei principi morali che tu devi fare a prescindere dal fatto che lo facciano altri. E non serve un codice per capire quelle cose. È sufficiente guardare il nostro cuore. Grazie.